Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, parola d'ordine: continuità. Continuità. Dopo il 2-0 in trasferta contro la Salernitana, 2-0 allo stadio contro il Genoa. Nessun tiro in porta subito, che comunque statisticamente è tanto, e 27 tiri verso la porta avversaria. Un gol da calcio d'angolo di Juan Cuadrado. Ma come ha fatto solo a pensarlo e poi a realizzarlo? Juan nel primo tempo, il raddoppio di Dybala su assist di Bernardeschi nella ripresa. Fa freddo, fa veramente freddo, inizia a fare freddo allo stadio, ma i nostri cuori si riscaldano grazie a questa squadra. Allora, come hanno chiesto allenatori e giocatori, cari fratelli bianconeri, cari sorelle bianconere, per tutto quello che ci ha dato questa società, questa squadra, questo allenatore, questi giocatori, è arrivato il momento di restituire, quindi di stare vicini a questa squadra, perché in questo campionato un po' pazzo, in questo campionato strano, in questo campionato dove vale tutto e il contrario di tutto, dove vinci oggi e poi magari perdi le altre due, dove sembra che qualcuno va via e poi viene recuperato dagli avversari, dove chi era partito in testa già non lo è più, dove chi era un po' dietro può andare in testa, dove noi che siamo in ritardo, però attenzione, però partita dopo partita, convinzione dopo convinzione, continuità abbiamo passato con questa vittoria le due squadre di Roma. Siamo quinti, abbiamo raggiunto la Fiorentina, siamo quinti in classifica. È vero, siamo distanti ancora dal quarto posto dagli altri tre, però è altrettanto vero che se noi iniziamo così, senza subire più niente, i gol li facciamo, ne stiamo facendo pochi rispetto a quanto produciamo, ma li facciamo, ne possiamo fare di più. Se iniziamo con la continuità, che passa dall'ultima del girone col Malmo in casa, ma poi Venezia e Bologna e Cagliari prima di Natale, se noi riusciamo con la continuità, il filotto prima o poi potrebbe diventare realtà. E se arriviamo a fare un filotto, poi la classifica ci dirà e vi dirà. Non diamoci mai per sconfitti, non diamoci per morti fino alla fine, fratelli e sorelle, perché noi siamo capaci di dimostrare dell'altro dentro il campo e fuori dal campo, dove all'apertura di una minima inchiesta nel nostro paese siamo già arrivati ai titoli di coda, quando invece in altre occasioni, per le stesse motivazioni, sullo stesso filone, non c'erano i titoloni sui giornali, non c'era lo sdegno popolare, non c'era il bar che si rivoltava e soprattutto non si diceva già come finiva, perché qua siamo soltanto all'inizio e nessuno lo sa come finirà. Io sono tranquillo e sereno perché mi sembra, da quel che vedo e leggo, che ci vogliono dar per morti quando siamo stravivi e quando non è successo ancora praticamente nulla e probabilmente nulla accadrà. Vediamo se stavolta emerge la verità fuori dal campo, che ci deve dare ragione, e quella in campo a maggior ragione, piano piano, partita dopo partita. Continuità.